Sì, la protesi al ginocchio è uno degli interventi più frequenti nell'ambito dell'ortopedia. È in aumento perché è in aumento la quota di popolazione che soffre di patologie al ginocchio, in particolare di artrosi di ginocchio. L'artrosi si verifica per l'aumento di peso, si verifica per l'usura della cartilagine, può essere legata anche a fattori di tipo traumatico. Per esempio, pregresse fratture o lesioni meniscali trattate chirurgicamente. Noi utilizziamo delle protesi che sono conformate secondo la forma del ginocchio. Il ginocchio è caratterizzato in alto dal femore, in basso dalla tibia e al davanti dalla rotula. Qui possiamo vedere un modellino di ginocchio e vediamo come, eliminando la rotula davanti, si muove in flessa estensione. Utilizzando sia il femore che la tibia. Nel ginocchio artrosico chiaramente l'anatomia non è più questa, ma si è modificata, per cui noi durante gli interventi abbiamo due fasi. La prima è quella di rimuovere tutta la parte artrosica, quindi ciò che rimane della cartilagine e l'osso che ci sta sotto, modellandolo per permetterci successivamente di inserire la protesi, che è questo strumento che noi vediamo qui. È proprio conformato in questo modo: una parte va nel femore, quindi sostituisce il femore, una parte va nella tibia e in mezzo ci sta l'inserto meniscale. Per cui il movimento che farà il ginocchio sarà simile, se non uguale, al movimento del ginocchio precedente, e di conseguenza il paziente avrà nuovamente libertà di movimento e il dolore causato dall'artrosi se ne andrà. O quantomeno l'obiettivo è questo, a volte rimangono delle ginocchia dolorose e questo è legato a tanti fattori. Intanto ricordiamo che la protesi è un corpo estraneo, per cui può andare incontro a provocare dei fastidi al paziente, specialmente quando cambia il tempo, col cambio dell'umidità o col cambio di stagione. A volte le protesi hanno comunque delle complicazioni, per cui il paziente deve essere sempre a conoscenza che è un intervento nella stragrande maggioranza dei casi sicuro, ma può andare incontro a dei problemi. Quali sono i tempi di recupero dopo l'intervento? I tempi di recupero mediamente per riportare il paziente a una deambulazione corretta sono di circa un mese. Spesso questa media è variabile in relazione alla soglia di dolore del paziente, alla presenza o meno di complicanze post-operatorie, per cui se un paziente avverte più dolore avrà una ripresa un po' più lenta, mentre se il paziente ha una soglia del dolore abbastanza alta e ha soprattutto uno stimolo e una volontà per una ripresa ottimale, i tempi saranno molto più bassi, quindi anche nell'arco di 20-25 giorni il paziente potrà deambulare senza ausilio di stampelle. E per quanto riguarda la degenza in ospedale, La quanto dura? degenza media in ospedale è di 8 giorni. Nella prima giornata post-operatoria il paziente è allettato con il drenaggio all'interno del ginocchio, però potrà fare dei piccoli movimenti di flessa e estensione. In seconda giornata si rimuove il drenaggio, il paziente viene messo seduto e si riesce anche in piedi. Nell'arco dei 6-7 giorni successivi il paziente con l'aiuto dei fisioterapisti verrà messo in piedi e verrà messo nelle condizioni di poter camminare con un deambulatorio, generalmente un girello. Il paziente a quel punto può, presso il nostro istituto, ricoverarsi in un reparto di riabilitazione, oppure dedicarsi nei centri che si trovano in città o in provincia, o anche fuori dalla provincia, per un mese e mezzo, in maniera tale da riprendere una deambulazione corretta ed una forza muscolare ottimale.